Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale Rita Chef Channel. Oggi voglio proporvi un dolce che è una variazione di un dolce che abbiamo appena fatto. Abbiamo preparato i classici sospiri, no? Ma quelli diciamo ripieni di crema e ricoperti di nastro, no? La glassa fondente di zucchero. Siccome tra i commenti di quel dolce ho ricevuto richieste diciamo specifiche riguardanti coperture differenti di questo dolce, allora oggi voglio proporvi proprio questi dolcetti, questi sospiri che io ho già preparato. Vi rimanderò poi alla ricetta che abbiamo fatto qualche giorno fa, dove con dosi e tutto, ve li voglio proporre con un ripieno diverso e con una copertura diversa. Quindi vediamo insieme gli ingredienti. Allora, io ora non parlerò di pesi, perché i pesi di questa dose, parleremo di 6-8 sospiri, ve li scriverò con precisione in info box. Ora io vi faccio vedere soltanto gli ingredienti. Quindi, sospiri già preparati, la mia crema pasticcera alla vaniglia, come la faccio d'abitudine, a cui andremo ad aggiungere un pochino di cacao perché la farò al cioccolato e cioccolato fondente per copertura. E quindi, come prima cosa, come primo passaggio, vado a portare il mio bagnomaria sul gas perché nel frattempo il cioccolato comincerà a fondere. Secondo passaggio, metto la fiamma moderata perché mi raccomando, anche voi quando sciogliete il cioccolato a bagnomaria fate sempre attenzione che la bowl sopra la pentolina sia più grande della pentolina, perché se fosse tante volte più piccola e per caso una goccina d'acqua dovesse andare nel cioccolato, il cioccolato impazzisce e non si fonderà più e lo butterete via tutto. Quindi mi raccomando, sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Ora io vado a mettere, ad aggiungere gradualmente con un cucchiaino un pochino di cacao alla volta e creerò, tolgo questa perché non mi serve, creerò la mia cremina al cioccolato con la quale andremo appunto a farcire i nostri dolcetti. Poi magari gli troveremo un nome diverso oppure li chiameremo semplicemente sospiri al cioccolato. Ecco, questo è il colore, vedete, che io ho dato alla mia crema al cacao. Quindi adesso me la vado a mettere in un sac à poche che ho già preparato con una bocchetta da 3 mm. Voi adesso non guardate queste piccole quantità perché, come al solito, io vi ripeto che le quantità che preparo sono sempre dimostrative con la finalità appunto ultima della videoricetta. Ora andiamo a vedere come dallo stampo di silicone come si staccano velocemente i sospiri e come sono belli lucidi, vedete? Questi stampi potrete trovarli in qualsiasi negozio di casalinghi. Magari non li troverete di ugual misura, però comunque li troverete e sono molto più semplici da usare rispetto all'alluminio. Adesso controllo il mio cioccolato che sta, guardate, è già, vedete? È già a buon punto. Quindi io vado a farcire direttamente questi, non li aprirò come ho fatto per i sospiri, lascerò diciamo la base, la cupolina come parte superiore e dalla parte invece superiore del sospiro, come l'ho preparato, inserirò la mia puntina con il cioccolato e lo farò diventare poi base. Quindi praticamente invertirò con la punta a buco in questo modo e vado a farcire l'interno. Me ne accorgo proprio della farcia, vedete com'è entrata bene? Sentite proprio il peso del dolce che cambia. Una cosa dovete fare, io ancora non ho, vedete il buco che l'ho fatto, quando voi andate a farcire, se avete una punta d'acciaio come la mia, ma anche quella in plastica è la stessa cosa, non premete in superficie, prima infilate la punta e girate la punta così con movimenti praticamente semicircolari o circolari su se stessa, in maniera che creerà, ora ve lo faccio vedere, vedete? Creerà lo spazio all'interno per ospitare la crema. Poi, una volta creato questo spazio, e voi lo sentite, ma facendo attenzione a non bucare però la parte superiore, cominciate a premere e sentite proprio, al di là del peso, sentite che
La crema che andate a spingere con pressione si fa spazio all'interno del pan di spagna che è molto soffice, quindi rimane comunque il pan di spagna, la cupolina rimane integra e però sarà perfettamente ripiena di crema al di sotto. Ora, vedete com'è semplice questo dolce? Non facciamo altro che andarci a disporre le nostre cupoline di pan di spagna così su un, mo io ce ne metto 4, facciamo così, poi dopo magari ne faccio di più, su una griglietta, ok? E ho utilizzato per farvi vedere la praticità da casa una teglietta usa e getta con della carta da forno che poi comunque getterò, e mi preparo per ricoprire i miei dolcetti con del cioccolato fondente. Il cioccolato è portato alla giusta densità di fusione e ora potrei, scegliete voi, se andate a colare il cioccolato con un cucchiaio, se utilizzate un mestolo o se utilizzate un pennello come me. Io comincio con il pennello. Ecco. Se voi da casa volete usare un mestolo, sicuramente sarà molto più semplice, eh? Prendete il mestolo e ci colate il cioccolato fondente sopra, perché vedete, è inevitabile che poi quando si usa il cioccolato ci si sporchi. Ora, prima che il cioccolato solidifichi, io ci metto la ciliegina che ci sta veramente bene. Come stava bene sul naspro bianco, sta altrettanto bene sul cioccolato fondente. E poi, per farli raffreddare subito e quindi guadagnare tempo, me li porto molto velocemente in freezer. Veramente basteranno 3 minuti di freezer e saremo pronti per preparare il nostro piatto. Ecco, guardate, veramente qualche minuto di freezer e è pronto. Vedete, il cioccolato è ben solidificato. Ora io lo stacco ognuno dalla griglietta e lo posiziono all'interno di un pilottino di carta. Quindi abbiamo praticamente trovato una soluzione molto più veloce per fare e per mangiare degli ottimi sospiri. Quindi li chiameremo sospiri al cioccolato. Io mi auguro che li preparerete, che vi piaceranno, sono veramente gustosi e golosi. E quindi non mi resta che darvi appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi, come d'abitudine, ad iscrivervi numerosi al mio canale. Ciao a tutti da Rita, un grosso abbraccio!